Economia. La provincia di Siena virtuosa nel pagamento dei fornitori. Pari opportunità. Attivato il servizio civile contro la violenza sulle donne. Il presidente Bezzini scrive al premier Letta per avere risorse per le zone alluvionate della provincia di Siena. Impresa. Al via l'edizione 2014 del bando Terre di Siena Creative. L'intervista. Con l'assessore allo sviluppo rurale e al turismo Anna Maria Betti. La provincia di Siena si conferma virtuosa nel pagamento di forniture per beni, servizi e opere pubbliche, con il saldo di tutte le fatture emesse al 31 dicembre 2013, un dato che pone la realtà senese all'avanguardia a livello nazionale nel quadro dei pagamenti effettuati dagli enti locali. In una fase di crisi in cui le imprese soffrono per mancanza di liquidità, noi comunque siamo riusciti a saldare tutte le fatture emesse dai nostri fornitori per servizi, opere e così via nel 2013, e quindi questo credo sia un dato importante, perché si tratta di diversi milioni di euro di pagamenti che sono affluiti ad alcune decine di imprese, diciamo, che appunto sono fornitrici a vario titolo dell'amministrazione provinciale. Ora è chiaro che noi, nel mentre diamo una notizia positiva, cioè che abbiamo raggiunto questo risultato, insomma, tra le poche realtà istituzionali del nostro paese a poter vantare un risultato di questo genere, noi lanciamo un allarme per il 2014. Perché comunque sia, se non ci sono nuovi interventi per allentare il patto di stabilità, per agevolare lo sblocco delle risorse che gli enti locali hanno in cassa per i pagamenti verso i fornitori, noi rischiamo nel 2014 comunque di avere grandi sofferenze, di avere ritardi di diversi mesi nei pagamenti. L'amministrazione provinciale ha da poco avviato un progetto di servizio civile contro la violenza alle donne. Per saperne di più abbiamo raggiunto l'assessore alle pari opportunità, Simonetta Pellegrini. Noi abbiamo aderito al progetto, al bando promosso sul servizio civile per avere due persone, in particolare sono due ragazze preparate con una specializzazione molto importante, che collaboreranno con il nostro centro pari opportunità per fare campagne di contrasto alla violenza sulle donne, e cioè sensibilizzazione, informazione, rilevazione dei casi, assistenza alle donne che hanno avuto e che hanno ancora purtroppo questi problemi. Quindi è un'azione con la quale noi continuiamo tutte le iniziative per contrastare questo gravissimo fenomeno della violenza contro le donne. Il presidente Simone Bezzini ha scritto una lettera al premier Enrico Letta per chiedere il trasferimento in tempi rapidi dei fondi previsti per rispondere ai territori colpiti dal maltempo dello scorso ottobre. Sull'argomento abbiamo intervistato il presidente Bezzini. Noi abbiamo fatto una richiesta, insomma, al Presidente del Consiglio, che le poche risorse che sono state stanziate con la legge di stabilità dal Parlamento vengano rese disponibili in tempi brevi, perché noi abbiamo detto che sono poche risorse, assolutamente insufficienti a coprire i danni che hanno subito le infrastrutture pubbliche, le imprese private, i singoli cittadini, e purtuttavia almeno queste poche risorse devono arrivare rapidamente sul territorio, perché con queste risorse si possono dare alcune risposte, ad esempio con il ripristino dei ponti che ad oggi sono inagibili, e quindi riconsegnare soprattutto al territorio di Buonconvento, della frazione di Bibbiano, ma anche alla viabilità tra Monterone e Asciano, cioè riconsegnare la normalità, l'agibilità, la fruibilità per tutti i cittadini. Quindi ecco, è un appello accorato affinché non si perda tempo, diciamo, in adempimenti burocratici, e queste poche risorse, almeno queste poche risorse, arrivino sui territori rapidamente. La provincia di Siena, in collaborazione con Apea e insieme alla Camera di Commercio, ha deciso di realizzare una nuova edizione del bando Terre di Siena Creative. Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi ed è consultabile sul sito www.terredisienacreative.apea.siena.it. La scadenza è fissata per il prossimo 17 febbraio. Tutti i progetti ammessi potranno partecipare a una serie di lezioni gratuite messe a disposizione da Apea. Chi supererà la prima selezione accederà alla seconda fase, in cui, attraverso lezioni one-to-one, i giovani creativi saranno messi nella condizione di realizzare il business plan della propria idea.
Al termine del percorso formativo, entro il mese di aprile, saranno assegnati i 3 premi in denaro messi a disposizione dalla provincia di Siena. Al primo classificato andranno 10.000 euro, 6.000 al secondo e 4.000 al terzo. Per i classificati dal quarto all'ottavo posto verranno erogati i servizi di consulenza gratuiti per il perfezionamento dell'idea di business. Anche l'edizione 2014 conterà sull'impegno di Chianti Banca, che ha istituito un plafond di 500.000 euro con finanziamenti a tasso agevolato a sostegno di alcuni progetti presentati con il bando Terre di Siena Creative. L'intervista di questa settimana è con l'assessore Anna Maria Betti. Assessore, parliamo di agricoltura, uno dei settori trainanti dell'economia provinciale. Cosa è stato fatto in questi anni e cosa succederà nel futuro? Ma molte sono le azioni, sarebbe lungo da dirsi, ma insomma di fatto abbiamo ragionato nell'aggiornamento del piano strategico provinciale del 2007 su due obiettivi essenzialmente: irrobustire la competitività di filiera sostenendo fortemente il reddito degli agricoltori e il ricambio generazionale e al contempo sostenere e, come dire, rigenerare un po' la competitività territoriale, cioè dando appunto, aumentando, riqualificando quegli elementi dell'agricoltura che come hanno a che fare anche con l'esternalità, cioè l'integrazione con il turismo, la difesa dell'ambiente, del paesaggio e quant'altro. Le risorse PSR, gli 80 milioni in dote delle risorse piano sviluppo rurale per il periodo, sono state rapidamente utilizzate, siamo oggi a 77 milioni già assegnati a circa 7.000 domande di aiuti, abbiamo investito 8 milioni nel ricambio generazionale creando 200 imprese under 20, quindi anche con lavoro che ha consentito alla regione, alla provincia di drenare risorse su questo aspetto aggiuntive della regione, così come siamo riusciti a portare a casa ancora 21 milioni di euro per tutta una serie di aiuti sempre alle aziende che sommati ai 7 milioni e mezzo dell'irrigazione in Val di Chiana fanno un totale complessivo di 109 milioni di euro. Quindi un bel lavoro che credo abbia dato ossigeno a un settore che la crisi ha trovato, come sempre, strutturalmente molto indebolito e poi soprattutto si è operato sull'aspetto della semplificazione amministrativa, la graduatoria unica, il registro unico dei controlli. Queste che sono le cosiddette riforme a costo zero hanno certamente dato un grosso aiuto da un lato per facilitare la vita agli agricoltori, ma allo stesso tempo hanno un significato specifico perché fanno risparmiare tempo e soldi. Cambiamo argomento, parliamo di turismo. Com'è andata la stagione turistica 2013 e cosa succederà con il paventato riassetto istituzionale? La stagione del 2013, diciamo, sostanzialmente è in linea con le stagioni precedenti. Noi vediamo nel periodo di crisi purtroppo una grande contrazione del turismo interno, in parte per fortuna compensata dal turismo straniero che ci premia in quell'attività di promozione, di comunicazione che nonostante la chiusura dell'APT non abbiamo mai smesso di fare. Nell'intero periodo noi abbiamo grosso modo portato a casa 500.000 di arrivi in più all'anno e 1 milione di presenze in più all'anno. Quest'anno si conferma stabile rispetto ai precedenti, i dati non sono ancora tutti lavorati anche perché quest'anno è intervenuto un meccanismo diverso da parte di Istat, per cui parla di motivazione. E poi abbiamo una cosa che mi piace segnalare, anche perché magari gli operatori possono darci una mano, le stesse associazioni di categoria, che spesso e volentieri c'è un invio molto ritardato nei dati o addirittura assente, il che non ci aiuta perché poi questo non ci consente di riprogrammare le azioni che, come sappiamo, per il 2014 comunque abbiamo voluto rimpostare, tenendo aperti gli uffici turistici, ridando valore appunto e qualità all'accoglienza nel nostro territorio e soprattutto tutta una serie di azioni ed eventi che, provincia o meno, spero possano poi andare avanti, sostenuti dai livelli istituzionali che, come dire, mi auguro potranno ancora portare avanti quello che è poi il nostro progetto strategico, il Terre di Siena.